noi ce la godremo noi? Saremo chiusi nelle officine. Non lo so, però tutti sono già al mare. E noi quando è che partiamo, Michele? Quando partiamo? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete il camper è fermo in un'officina Eberspacher, un centro autorizzato Eberspacher. Per fare il collaudo dei due riscaldatori che abbiamo installato io e mio padre, per controllare che sia tutto ok, che non abbiamo commesso errori, ma siamo molto fiduciosi. Speriamo. E quindi approfittiamo di questi giorni di pausa per lavorare e portarvi la recensione di un prodotto che trovo davvero molto interessante, un tablet d'auto con CarPlay e Android Auto. Adesso me ne parlo. Inizio subito dicendovi che questo prodotto mi è piaciuto tanto. Come sapete io non mi trattengo assolutamente dal dire quando un qualcosa mi fa cagare. Invece questo prodotto mi piace, lo sto utilizzando da qualche settimana, è fatto veramente bene, ha qualche pecca, però è figo, sono veramente contento di poterlo installare nel nostro camion, anche perché il carpuride che abbiamo testato l'estate scorsa non ce l'abbiamo più, che come sapete ci è stato derubato ormai più di 2 mesi fa. Carpodgo T3, nuovissimo tablet dell'azienda Carpodgo, display da 9 pollici, 1920x720p di risoluzione, 230 ppi, display laminato. Cosa significa? Che il vetro di sicurezza non è distanziato dal pannello LED, ma è praticamente attaccato. Quindi abbiamo una maggiore risposta e immersività. E ragazzi, la differenza si vede. Inoltre un display a 60 fps in modalità CarPlay. Quindi se avete un telefono iPhone potete sfruttare questa sua peculiarità. E nonostante non sia un prodotto di un'azienda molto conosciuta, la Carpodgo è nata qualche anno fa e si sta differenziando sul mercato da tutti gli altri brand, ragazzi, è premium. Cioè, anche appena l'ho uscito dalla scatola, cioè guardate le rifiniture, tutto, non è cheap come l'altro prodotto che ho testato, ma la plastica è di qualità, è solida, abbiamo gli angoli smussati, è fatto veramente bene, mi è piaciuto tantissimo. Nella parte posteriore, come vedete, un design pulito, abbiamo in alto una feritoia che serve per la fuoriuscita dell'aria calda e quindi per il raffreddamento del tablet, nella parte inferiore un'altra feritoia con incluso lo speaker. Sulla parte sinistra invece abbiamo le classiche prese, quindi abbiamo una presa USB, l'ingresso per il microfono, l'ingresso AV-in, un'uscita audio e poi ovviamente l'ingresso per l'alimentazione. Questo che vedete è il supporto che serve per collegare il nostro tablet al braccetto direttamente sul parabrezza. Supporto che si aggancia magneticamente. Quindi questo ci permette di poter scollegare il tablet senza stare a staccare dal parabrezza tutto il braccetto. È magnetico e resiste fino ad 8 kg. Mi basta girare questa ghiera e innestare il tablet direttamente sul braccetto e poi avvitare. Questa presa accendisigari è il cavo di alimentazione con una soluzione davvero geniale. C'è un tasto on off per poter accendere e spegnere il display senza ogni volta stare a staccare l'innesto dalla presa accendisigari. Quindi adesso lo vado a collegare, metto il cavo USB-C. Che succede, amico? Volevo inserire il cavo USB-C, stavo cercando l'ingresso ma non lo trovo, mi sono reso conto che l'ho messo al contrario. Vabbè, giro. Voilà! Come vedete sul display sono rimaste tutte le mie ditate, quindi non c'è un trattamento oleofobico, peccato. Si vedono davvero pochissimo i riflessi, anche se su un prodotto di questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio. Accendo l'alimentazione e guardate, in pochissimi secondi il display si avvia. Sì, io sono un amante delle Alfa e potete scegliere anche il logo. Questa che vedete è la nostra schermata principale, sistema operativo è Linux, la memoria RAM è di 256 MB. Qui possiamo notare le varie icone, quindi icona CarPlay, icona Android Auto, Bluetooth, luminosità, impostazioni, informazioni, FM e ancora Bluetooth. Vi spiego un po'. Cliccando su quest'icona delle impostazioni possiamo accedere ai nostri vari settaggi e quindi sotto menu. Abbiamo nella voce sistema opzioni lingua, data e ora, fuso orario. Nella voce Bluetooth possiamo attivare il nostro Bluetooth, in questo caso leggerete S21 Ultra di Michele, che è il mio telefono già abbinato, il nome, connessione automatica e possiamo cancellare l'elenco dei dispositivi collegati. Mostra, qui ci dice dopo aver selezionato il fuso orario locale il sistema passa automaticamente tra le modalità
giorno e notte. Luminosità, giorno in impostata su 90, notte su 40. Cambio notturno, adesso lo vado a disabilitare, lo lascio impostato su automatico. Sfondo, possiamo scegliere appunto vari sfondi, a me poco interessano queste cose, però magari a qualcuno di voi fa piacere. Abbiamo nero, un blu e un grigio. Logo, questa è una cosa che ho trovato interessante, ci sono vari logo. Se avete una Ferrari, buon per voi, dubito che utilizzerete questo sistema su una Ferrari, però vabbè, mai dire mai nella vita. Anche Checco Zalone con la BMW, con la Porsche, andava a fare metano. Io ho impostato il logo di Alfa Romeo. Poi abbiamo CarPlay Settings, che sono delle impostazioni dedicate appunto per chi ha un iPhone. Drive destro, per impostare appunto il drive sulla destra, modalità 60 fps, ritorno timeout 10 secondi CarPlay. Volume di Emilia al massimo livello che è 30, navigazione telefono 30. La voce uscita audio è quella che io trovo più interessante. CarPod Goti 3 è dotato di due moduli Bluetooth, quindi possiamo con il modulo principale connetterci al nostro telefono e bisogna abilitare anche il Wi-Fi. Col secondo modulo possiamo trasferire l'audio da telefono al tablet a un altro dispositivo che magari può essere il Bluetooth integrato nella vostra auto. Quindi anziché sentire la musica, le chiamate dal nostro CarPod Go, che ha uno speaker di 2 watt, possiamo sentirlo automaticamente dal sistema Hi-Fi della nostra auto. Poi abbiamo una trasmittente FM in caso la vostra auto non sia dotata di Bluetooth. AUX, quindi possiamo collegare CarPod Go con un cavo che vi verrà fornito in dotazione all'ingresso AUX della vostra audio, o altoparlante, che è l'opzione che sto utilizzando io in questo momento. Perché io ho scelto questa funzione? Perché nella nostra macchina scassata non abbiamo un impianto audio. Però io ho questa cassa Bluetooth, che è quella che noi generalmente utilizziamo in auto per sentire la musica, quindi posso collegare entrambi i sistemi al mio telefono. Pertanto posso vedere le informazioni sul display, ma sentire la musica attraverso questa cassa. Circa, che voi vi state chiedendo che cavolo è circa, e niente, sono le informazioni. Partiamo subito dal mio primo feedback negativo: tutte queste voci altro non sono che tutte queste icone, quindi sono una riproposizione dei sottomenu delle nostre impostazioni. Se clicco su Bluetooth si apre la voce Bluetooth del nostro menu, e clicco su luminosità, la voce luminosità che vi ho mostrato prima, e clicco su informazioni si apre circa, ovviamente. Se clicco su FM, la modalità di trasmissione, quindi dual Bluetooth, altoparlante o X e così via, e stessa cosa su Bluetooth, la modalità. Ah no, proprio la stessa voce, la stessa identica voce. Ecco, questa secondo me è una nota negativa. Magari si poteva avere un'interfaccia più pulita e impostazioni e basta, impostazioni senza tutte queste icone. Vabbè, ma sono dettagli. Abilito Bluetooth e Wi-Fi, mi collego al CarPod Go, connessione automatica Android. Attendere, ragazzi, la connessione è veramente veloce. Adesso sono stato io a connettere il telefono, ma il tutto viene fatto automaticamente, quindi ora spengo il CarPod Go, partiamo da zero, dovrebbe connettersi automaticamente. Accensione. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 secondi. L'azienda nella scheda tecnica dice 12 secondi, vabbè, dai, 3 secondi in più, però va, siamo lì. Ci siamo. Io misuro tutto. Ragazzi, questo è il classico Android Auto, ma dovete notare la definizione del display, nulla a che vedere con l'altro tablet che ho testato. Anche nel menu, guardate, si vede, le icone sono veramente definite, si vede anche lo sfondo del mio telefono, il touch è perfetto. Forse ci voleva maggiore RAM o un processore leggermente più veloce, ma non mi posso lamentare. Per esempio adesso esco da Android Auto e sono subito ritornato display alla nostra schermata principale. Mi riconnetto ad Android Auto, switch velocissimo. Quindi qui abbiamo il nostro Maps, qui abbiamo YouTube Music. Faccio play. Questo è il volume massimo. Si sente abbastanza bene, ma vi dico già che in movimento non sentirete nulla. Quindi o vi collegate in dual Bluetooth al sistema Hi-Fi della vostra auto, o utilizzate il cavo AUX, perché così si sentirà poco e niente. Che altro? Guardate, è veloce. Apro proprio l'applicazione YouTube Music. Torno indietro. Apriamo messaggi. Torno indietro.
apriamo calendario, nessun evento, torno indietro, vabbè, Maps è già aperto, meteo. Al momento ci sono 22 gradi e cielo per lo più soleggiato. Grazie Google. Ehi Google, invia un messaggio. Un po' lento. Mi chiedo se sia un problema di connessione. A chi vuoi inviare messaggi? Rossella amore mio. Qual è il messaggio per Rossella amore mio? Ti amo, vita mia. Infinitamente. Si rifiuta di mandarlo? Sì, si è rifiutato. Scusa, non ho capito. Ecco. Qual è il messaggio? Che sia un problema di microfono? Mi avvicino. Ehi Google, portami a Modugno. Ha impiegato un po' di tempo, però ha funzionato. Sì, ora mi chiedo appunto, proviamo ancora. Ehi Google, invia un messaggio WhatsApp. Con chi vuoi chattare? Rossella, amore mio. Ci sono numeri WhatsApp per Rossella, amore mio. Ma come? Ma come? Adesso Google ha iniziato a parlare inglese. Solitamente quando fa così è perché la connessione non è ottima. Spostiamoci. Io sono testardo, devo capire. Un problema di microfono e un problema di connessione. Allora, adesso andiamo a Modugno, perché qui siamo a Santo Spirito. Oggettivamente a Santo Spirito c'è una scarsa connessione. Vediamo come si comporta in viaggio. Possiamo leggere 17 minuti all'arrivo, 19 km mancanti, arriveremo alle 13.45, adesso sono appunto le 13.29, riproduciamo anche la... Ah no, sono qui, YouTube non mi fa postare il video. È verde, andiamo. Siamo quasi arrivati a Modugno, continuiamo, riproviamo, la connessione è migliore. Ehi Google! Invia un messaggio. Rossella, amore mio. Qual è il messaggio per Rossella, amore mio? Sei la mia vita. Che paraculo. Ecco il messaggio. Sei la mia vita. Puoi inviare il messaggio modificato. Invia. Mi senti bene? Direi di no. Io mi sento, voi non sentite me. Eh no, la tua voce ogni tanto va e viene. Che cosa stai cucinando di buono? Spaghetti, zucchine e tonno. Spaghetti, zucchine e tonno. Ma tu mi vuoi bene? Così rispondi sì o no. Tanti. No, sto provando il tablet nella macchina, sto facendo un video e quindi volevo capire se il microfono funzionasse bene. Comunque la mia voce ti arriva bella, forte e limpida, come mi senti? Ok, mia madre ha il Galaxy Watch, mi aveva risposto dall'orologio e tu così mi rovini il video, ma scusa. La schermata è cambiata decisamente, perché? Abbiamo collegato CarPlay. A parte utilizzare CarPlay e Android Auto, si può fare qualcos'altro? No, il CarPodgo non offre, per esempio, la funzione di mirroring che si poteva fare con il CarPuride. Il mirroring io la trovo una funzione utile perché, appunto, come sapete, gli assistenti alla guida sono, per questioni di sicurezza, sono limitati. Non potete vedere un video YouTube, non potrete usare WhatsApp normalmente. Io sono pro a questa cosa, però magari quando sono parcheggiato vorrei potermi vedere un video, ma loro non lo fanno fare, a meno che non andrete a modificare il software per utilizzare lo stesso queste applicazioni. Col mirroring si poteva bypassare questo limite e quindi visualizzare sul display tutto quello che abbiamo nel telefono utilizzando anche le app. Peccato, questa funzione non c'è. Proviamo adesso a inviare un messaggio WhatsApp. Ehi Siri, invia un messaggio WhatsApp ad amore mio. Che cosa vuoi dire, amore mio? Ciao, bellissimo! Sì, sì, sì. Il messaggio di WhatsApp, amore mio, dice: ciao, bellissima. Vuoi modificarlo? O posso inviarlo? Invia. Mi è appena arrivato il messaggio. Ciao, bellissima. Prova a chiamare magari qualcuno, vediamo. Pronto? Che voce devi fare? Come mi senti adesso? Ti sento
bene, ti sto sentendo con viva voce poi. Ah, che cosa hai cucinato di secondo? Arrea. No. Tu prima hai detto solo il primo, passa col tonno. No, non ho fatto niente, un bocco, un bocco e un bocco. Ah, allora non veniamo. Non veniamo per pranzo. Noi vogliamo anche il secondo. Beh, ciao. Siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Vi mostro la scatola con cui vi arriverà il vostro carpodgo e andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Abbiamo una videocamera posteriore, quindi per visualizzare sul tablet tutto quello che c'è dietro l'auto quando facciamo retromarcia. Una piastra in gomma dove poter fissare qui sopra il supporto del tablet, quindi senza andarlo a mettere come ho fatto io direttamente sul parabrezza. Sulla parte posteriore abbiamo un adesivo 3M. Cavo AUX per quelle macchine che non hanno appunto un sistema Bluetooth, quindi col cavo AUX possiamo collegarlo al tablet e a una soundbar come nel nostro camion oppure direttamente all'infotainment della macchina, quindi bypassando la mancanza del Bluetooth. Questo qui invece è il supporto da cruscotto. Un cavo OTG, USB-A da un lato, USB-C dall'altro per il collegamento al tablet. Infine abbiamo questo cavo AUX USB. Oltre a quello che avete appena visto, ci sono anche gli accessori che ho già utilizzato in macchina. L'alimentatore, la base magnetica posteriore, il supporto da parabrezza e basta così, sono finiti qua gli accessori. Direi una ricca dotazione. Mi ero incuriosito, mi sono detto, ma non è che c'è qualche aggiornamento che è stato pubblicato? E quindi ho aperto il sito della Carpodgo ed effettivamente sono stati rilasciati ben tre update, uno il 4 febbraio, l'ultimo il 17/4 e poi l'ultimo il 9 maggio 2024. Per esempio quello del 9 maggio 2024 risolve un problema della sbagliata sincronizzazione con l'ora legale ed effettivamente mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava. Poi abbiamo un altro aggiornamento sempre per Android Auto che va a migliorare lo switch dalla modalità notte alla modalità giorno. Per esempio io di questo problema non me ne sono minimamente accorto. Vabbè, e l'ultimo lasciamo stare, tanto sicuramente è stato già fatto questo aggiornamento, perché a me è arrivato il tablet ad aprile, quindi sicuramente è arrivato con l'ultima versione aggiornata. Però in caso voi lo acquistiate adesso, controllate sempre, perché appunto sono stati rilasciati degli aggiornamenti e mi fa piacere vedere un prodotto che viene supportato, perché solitamente questi brand poco conosciuti diciamo rilasciano sul mercato e poi chi si è visto si è visto. Per effettuare l'aggiornamento dovrete scaricare il file, metterlo su una chiavetta e tramite il cavo OTG che vi ho fatto vedere prima collegarlo al tablet. Quindi carissima Rossella, dal tuo Giorgio Mastrota preferito possiamo finalmente arrivare ai pro e ai contro. Ho avuto modo di testare questo tablet nei giorni passati e a me è piaciuto. È un bel tablet, molto meglio, lo posso dire, del CarPureide che ho testato l'estate scorsa. Sono due prodotti, per quanto simili, diversi nell'esperienza d'uso, nella qualità. Tra i pro ho messo la luminosità. Si vede benissimo sotto la luce del sole, mentre il CarPureide si vedeva nì. La definizione è perfetta e la modalità 60 fps con CarPlay. Peccato che questa modalità non sia utilizzabile con Android Auto, non so per quale motivo. La qualità costruttiva impeccabile e l'ultimo pro, il dual Bluetooth, che per chi utilizza rottami come noi, quindi una Ford Escort, un camion degli anni 80 privo di infotainment ma anche di casse, perché noi sia nella Ford che nel camion non abbiamo un impianto wifi, no? Con una soundbar come abbiamo fatto noi potrete ovviare al problema, quindi utilizzare il tablet ma sentire la musica, ricevere notifiche o parlare attraverso il CarPodgo T3 utilizzando appunto delle casse vere e proprie, non gli speaker che non si sentono purtroppo niente. Tra i contro abbiamo quindi l'audio basso. Bene che c'è, perché altri modelli non ce l'hanno proprio, però effettivamente ci vorrebbe una spinta in più. Qualche bug con Android Auto, come abbiamo visto. Nelle prove che ho fatto nei giorni a seguire ci sono state giornate in cui andava perfettamente, funzionava tutto benissimo, altre giornate in cui c'era qualche bug di troppo, tendeva a rallentare, a bloccarsi, a volte non recepiva il comando vocale. Ripeto, non è un problema di tablet, è proprio un problema di Android Auto che fa abbastanza cagare, perché CarPlay funziona perfettamente e lo abbiamo visto.
L'ultimo contro è la mancanza del mirroring, funzione che sul carburadio mi aveva fatto tanto piacere. Soprattutto quando una volta è capitato che sono rimasto in auto ad aspettare Rossella, quando le donne hanno da fare dei servizi, non so perché, ma richiedono sempre tantissimo tempo, avevo sfruttato il tablet per appunto vedermi alcuni video su YouTube. Peccato che questa funzione non c'è. Tirando le somme, per me il prodotto è promosso a pieni voti, nonostante le mancanze o i difetti che vi ho elencato. È un ottimo tablet e valutatene l'acquisto se siete interessati a questo genere di prodotto. Il prezzo è di circa $250, potete comprarlo direttamente dal sito della CarPodgo, pagare con PayPal e quindi essere protetti al 100%. Ora non so se io avrò un codice sconto o meno, eventualmente ve lo lascio in descrizione.